Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. NASA-ASI, primo incontro Battistone-Bolden. Primo incontro bilaterale per l'amministratore generale della NASA, Charles Bolden, e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battistone. I due nella sede ASI di Tor Vergata hanno riesaminato lo stato della cooperazione bilaterale fra le due agenzie spaziali. Apprezziamo la nostra partnership con l'Italia, commenta Bolden, ed i progressi che sta apportando nella scienza e nel volo spaziale umano. È essenziale avere partner così forti nella nostra avventura verso Marte. Abbiamo una lunga e forte tradizione di cooperazione con la NASA, spiega Battistone, e questo incontro è una nuova prova ulteriore del riconoscimento delle competenze dell'Italia nelle attività spaziali. Nuovi settori di cooperazione sono nel nostro futuro. L'ASI, infatti, è molto interessata ad esplorare nuove aree di cooperazione bilaterale per lo studio e l'esplorazione degli asteroidi e il monitoraggio, la protezione e la mitigazione dei detriti spaziali e nuove idee per esperimenti di microgravità a bordo della stazione spaziale. Nobel per la fisica agli inventori del LED. Gli inventori della lampadina LED hanno vinto il premio Nobel per la fisica. Si tratta degli scienziati giapponesi Isamu Akasaki e Hiroshi Amano dell'Università di Nagoya e Shuji Nakamura dell'Università di Santa Barbara in California. L'Accademia Svedese delle Scienze ha attribuito il riconoscimento considerando che le lampadine a LED illumineranno il XXI secolo. Fra le motivazioni si legge che con l'arrivo delle lampadine a LED ora abbiamo lampadine molto più efficienti e che durano molto di più rispetto alle vecchie fonti luminose. Circa un quarto dell'energia elettrica mondiale è impiegata per accendere le lampadine e i LED possono contribuire a risparmiare le risorse del pianeta. I ghiacciai italiani studiati grazie alla tecnologia aerospaziale. Il progetto si chiama Levissima Spedizione Ghiacciai ed è promosso dalla nota marca di acqua in collaborazione con l'Università di Milano con un contributo tecnologico dell'associazione EVK2-CNR. Il suo scopo è quello di studiare i cambiamenti dei ghiacciai italiani e descrivere i processi che ne determinano la fusione, per capire i meccanismi che negli ultimi anni stanno portando alla riduzione areale e volumetrica del cuore freddo delle nostre montagne. Per farlo, sono in campo le migliori attrezzature di rilevamento aereo, l'occhio tecnologico di un satellite NASA per l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione e una stazione meteorologica all'avanguardia che acquisisce dati energetici. Il progetto, oltre agli scopi scientifici e paesaggistici, ha anche l'obiettivo di sensibilizzare al sistema ghiacciaio nell'ottica della sua preservazione. Il progetto FOSS dall'Università di Pisa allo spazio. L'Agenzia Spaziale Europea ha selezionato per il programma REXUS-BEXUS il progetto di un team di 15 ingegneri, tra studenti e docenti dell'Università di Pisa. Si tratta di FOSS, che ha come scopo la creazione di nuovi dispositivi termici applicabili nello spazio. Attualmente il team sta testando nei laboratori pisani una serie di tubi di calore adatti ad operare in condizioni di microgravità, cioè in grado di dissipare con efficienza il calore su satelliti e sonde spaziali. Il termosifone spaziale a bordo del razzo sonda che l'ESA lancerà nello spazio da Kiruna in Svezia a marzo 2015. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Tecnologia, innovazione, medicina, biologia e anche pausa caffè. A volare sulla Stazione Spaziale Internazionale insieme a Samantha Cristoforetti ci sono anche 10 esperimenti Made in Italy che miglioreranno la vita degli astronauti e daranno una mano anche alla ricerca scientifica sulla Terra. Li ha presentati la stessa Cristoforetti nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma, ricordando che prima di tutto la stazione è un grande laboratorio nello spazio che permette di lavorare in condizioni uniche. Ci si potrebbe chiedere perché prendersi il disturbo di andare fino nello spazio per fare ricerca scientifica quando la possiamo fare a terra. Il punto è che abbiamo un'esposizione permanente di lunga durata a questa condizione molto particolare che tecnicamente si chiama microgravità, ma che poi si può tradurre semplicemente come assenza di peso.
gravità c'è nello spazio, altrimenti non potremmo restare in orbita, siamo alla fine soltanto 400 km dalla superficie terrestre. Però il fatto di essere in orbita, quindi in una sorta di caduta libera, ci permette di spegnere, di eliminare gli effetti della gravità. Ed è l'unico modo, no? Il campo gravitazionale non sappiamo come scremarlo, non possiamo neutralizzarlo. Però ecco, mettendoci in questa condizione di permanente caduta libera, abbiamo un'esposizione permanente a questa condizione molto particolare di assenza di peso. A spiegare in cosa esattamente consistono i 10 esperimenti è il presidente dell'ASI, Roberto Battiston. La missione di Samantha Cristoforetti porta a bordo una decina di esperimenti che vanno dal studio di fenomeni di osteoporosi, che nella stazione spaziale sono particolarmente marcati in assenza di peso e che hanno come seguito le possibili applicazioni nel settore appunto medico sulla Terra, perché chiaramente è un tema di grandissimo interesse. In questo particolare caso si studieranno delle tecniche di nanoparticelle che potrebbero essere innovative per controbilanciare efficacemente il fenomeno dell'osteoporosi a Terra, studi di carattere cellulare sul comportamento delle cellule nello spazio. Anche in questo caso l'assenza di gravità dà un effetto che è molto interessante, perché viene amplificato durante lo sviluppo della cellula, creando tipologie di cellule diverse a partire dagli stessi ceppi. Poi abbiamo esperimenti nel settore dell'ingegneria, porteremo a bordo la seconda stampante 3D mai messa a bordo, la prima della NASA è stata messa a bordo pochissimi giorni fa, noi saremo i secondi, e è una tecnologia che avrà in prospettiva un enorme potenziale nel settore spaziale, che permette di costruire in assenza di peso le strutture per futuri esperimenti, o addirittura un domani per future habitat spaziali, risparmiando enormemente sulla massa che dobbiamo mandare da Terra, quindi facendo molto di più con molto meno risorse. E infine questo esperimento, che è chiaramente molto vicino alla nostra cultura, questa caffettiera spaziale che farà l'espresso per gli astronauti la mattina nello spazio. Ce ne sono 16 di mattina, dobbiamo scegliere quella giusta perché in un giorno ce ne sono tante, ma a parte le battute permetterà di migliorare la qualità della vita. Nel dettaglio, NATO testerà le contromisure per l'osteoporosi, lavorando sul tessuto osseo a livello di nanoparticelle. Brain Brain si occuperà invece di realizzare un nuovo strumento diagnostico per le malattie neurodegenerative, osservando in microgravità il ritorno venoso dal cervello al cuore. Si occuperà invece di variazioni sull'architettura cellulare Cytospace, per osservare come la cellula si struttura nello spazio, mentre Bone Muscle Check ha il compito di validare un sistema semplice e innovativo per quantificare lo stato di debilitazione ossea tramite un prelievo salivare. Una serie di esperimenti è espressamente volta alla cura e al miglioramento delle condizioni di vita degli astronauti a bordo della stazione. Wearable Monitoring si occupa di qualità del sonno, poiché in orbita si verifica un influsso negativo sul sistema nervoso autonomo, forse per l'assenza di peso. Di equilibrio e movimenti si occuperà invece Blind and Imagined, mentre Viable monitorerà la presenza di funghi e batteri negli ambienti della stazione. Orthostatic Tolerance avrà il compito di sviluppare contromisure favorevoli alla salute dopo il rientro a terra, basate su allenamenti fisici specifici. Infine, l'esperimento maggiormente riconoscibile come italiano, cioè Espresso, la macchinetta per il caffè spaziale, e la stampante 3D. Espresso è figlia della collaborazione con Argotech e permetterà di prendere il caffè a bordo, studiando la reazione di liquidi ad elevate temperature e pressioni. Pop 3D è invece la via italiana alla stampa tridimensionale in orbita. Il progetto è realizzato da Altran e prevede la fabbricazione di un oggetto di plastica in una sessione automatizzata. Un grande laboratorio, quindi, la cui vita durerà almeno fino al 2020 e a cui l'Italia partecipa in maniera costante grazie agli accordi con ESA e NASA, che aprono la porta anche a nuove missioni oltre futura. Stiamo in questo momento chiedendo all'ESA una ulteriore missione per i nostri astronauti, e in questo modo, avendo la possibilità di usare due canali per le missioni spaziali degli astronauti, di poter utilizzare al meglio il nostro gruppo di astronauti italiani, che come sapete sono 4 in servizio: Vittori, Nespoli, Parmitano e Cristoforetti, e che quindi ci danno la possibilità di fare numerose missioni negli anni a venire. E di questo per noi è particolarmente importante, ecco perché diamo una tale importanza alla stazione spaziale, perché l'investimento fatto e la possibilità di sfruttamento attuale e gli accordi che abbiamo a livello internazionale ci rendono possibile uno sfruttamento molto intenso di questa risorsa.